Matteo Franconi, presidente della WISP regionale della Toscana. A te diciamo così, è toccato il compito di aprire questi lavori e hai colto il nesso tra salute e stili di vita e la WISP del futuro, Matteo. Sì, la WISP su questo ha aperto un percorso a Trento e poi Orvieto, un percorso importante che ci vede prima di tutto analizzare lo stato della progettazione sul territorio nazionale con l'obiettivo di farlo diventare una progettualità, una piattaforma nazionale. E su questo abbiamo scelto di farlo insieme alle istituzioni che con noi collaborano quotidianamente, chiedendo a loro di guardare con occhio diverso, con la loro ottica, la nostra progettualità e quindi cercare di capire dove possiamo migliorare e dove possiamo essere ancora di più un partner affidabile. Ecco, hai posto l'attenzione, Matteo Franconi, su un tema importante che è quello della valutazione. Che significa valutare gli effetti di un'azione che un'associazione come la WISP pone al servizio dei cittadini? La valutazione oggi è uno strumento fondamentale per la progettazione di una grande associazione quale siamo noi. C'è la necessità di avere degli elementi non solo interni ma soprattutto anche esterni, quindi cosa si aspettano i nostri soci, qual è l'input che possiamo dare, rientrano nelle politiche che le regioni e che il governo mette in campo. Ecco, questa è la verifica che dobbiamo fare, questa è la valutazione che dopo alcuni anni di lavoro ci fa capire se c'è necessità di cambiare percorsi e approcci anche metodologici oppure se questa è la strada giusta. Intanto che alcuni ospiti ci raggiungono nella postazione che abbiamo allestito qui all'interno dell'Hotel Manzoni di Montecatini, Matteo, abbiamo visto all'inizio c'è stato un accenno a quanto è avvenuto ieri a Piazza Montecitorio a Roma e se ne è parlato parecchio di salute. Ecco, a 24 ore di distanza, che è un po' anche a mente lucida, che cosa rimane della giornata di ieri e che cosa lui porterà avanti con la campagna Corro Per, la campagna del pettorale? Ma rimane sicuramente l'impegno che molti dirigenti ieri hanno messo per essere presenti a Roma e quindi a loro va il ringraziamento da parte di tutta l'associazione. Certo è che ieri abbiamo fatto il primo passo, dobbiamo continuare a spingere affinché insomma questa diversità, diversa approccio di trattamento sulla parte anche della certificazione medica possa trovare un inquadramento, quindi la modifica del decreto Balduzzi al primo punto, e su questo devo dire che c'è bisogno che ogni regione faccia la propria parte anche nella conferenza Stato-Regioni, perché noi da soli non ci riusciamo, abbiamo bisogno del lavoro di tutti. Quindi a tutti i dirigenti e gruppi dirigenti chiediamo di continuare a lavorare con le loro regioni e al governo, come abbiamo fatto ieri, chiederemo attenzione su questo tema, per ad oggi abbiamo una disparità e quindi dobbiamo trovare una soluzione che sia non più impari. Ecco, è un altro tema. Intanto chiediamo alla nostra regista Francesca Spanò se ci aiuta nel far arrivare qui gli ospiti. Un altro tema è quello della diseguaglianza in salute, Matteo Franconi. Ecco, è sport per tutti è tutto il contrario di sport per qualcuno, ma anche salute per tutti è il contrario di salute per qualcuno. Sì, no, questo è sicuramente il primo elemento che è stato anche inserito nel nostro documento e che quindi su questo noi vogliamo uno sport per tutti e una salute per tutti. E stili di vita e salute è sicuramente un progetto che va in questa direzione, la battaglia che vogliamo con la modifica del decreto Balduzzi va nella direzione che dicevamo fino ad ora. Quindi su questo massima attenzione e massima diciamo anche puntualità e quindi faremo 2 mesi davvero intensi di attività per far sì che i diritti dei nostri soci siano equiparati agli altri. Ti preghiamo di rimanere qui con noi, Matteo Franconi, e ci ha raggiunto la dottoressa Maria Donata Giaimo. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Grazie di essere qui, responsabile servizio prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Umbria. Adesso volevamo ripercorrere, magari se ci raggiunge anche la dottoressa Beltrami. Buongiorno dottoressa, ecco prego rimanete qui con noi, abbiamo deciso di utilizzare lo spazio del break in modo da non disturbarvi durante i lavori. La dottoressa Patrizia Beltrami, medico libero professionista in medicina preventiva della Regione Emilia-Romagna. Grazie dottoressa. Grazie a lei. Allora, è uno dei temi che abbiamo, ecco anche la dottoressa Galeone, grazie di averci raggiunto. Buonasera a tutti.
Allora, noi non ci facciamo sfuggire l'occasione di rievocare e raccontare, rubandovi il tempo del break, ce ne scusiamo, quanto ha raccontato proprio adesso la dottoressa Galeone del Ministero della Salute, ovvero, se vuole raccontarlo lei, che cosa è successo quando è stato presentato per la prima volta il programma Guadagnare Salute. Vediamo se riusciamo a ricostruire e magari anche ricomporre da una parte il Ministero, dall'altra le Regioni. Prego, dottoressa Galeone. Che cosa è successo? C'è stato un momento di necessità di riflessione, perché all'inizio era stato percepito come un carico di lavoro per la sanità e basta, mentre invece poi sono state proprio le Regioni a comprendere che era invece una strategia condivisa che doveva coinvolgere altri attori, e in cui la sanità aveva questo ruolo di guida, ma di primo tra i pari in un certo senso. E quindi quando questo è successo sono state invece proprio le Regioni a dare la spinta più forte perché il programma potesse prendere gambe ed avviarsi. Lei ha usato un po' il racconto di questo episodio per chiamare in causa le Regioni che interverranno nelle prossime ore, diciamo così. Noi in questo nostro sipario in diretta cerchiamo di riassumere anche i temi che verranno trattati domani e dopodomani. Allora, questo racconto, dottoressa Giaimo, è all'inizio qualche perplessità, ce lo spiegherà lei, poi però la Regione Umbria è stata la prima, l'ha detto il Ministero, una delle prime ad attivare il programma Guadagnare Salute, non è così? Vede, io lo ricordavo proprio ieri al Ministero, ci siamo incontrati con le Regioni per discutere col Ministero di aspetti tecnici relativamente alla stesura dei piani regionali della prevenzione. Sono passati 8 anni, che potrebbero appunto sembrare uno spazio breve, in realtà sono passati 8 anni luce di fatto. Le regioni hanno modificato profondamente il loro comportamento per quanto riguarda la prevenzione, la promozione della salute, l'approccio che Guadagnare Salute ci ha di fatto insegnato, cioè il lavorare, lo ricordava oggi pomeriggio la dottoressa Galeone, il lavorare non sulla salute, non solo sulla salute, ma sui determinanti di salute, e lavorare insieme a molti altri portatori di interesse. Questo è ormai diventato una pratica, oserei dire, diffusa nei territori, anche se ancora a macchia di leopardo, e sicuramente questo nuovo piano regionale, cioè i prossimi 4 anni, saranno la svolta, la vera svolta per riuscire a far lavorare tutto il sistema sanitario e non soltanto la prevenzione con un approccio intersettoriale. Allora, noi cerchiamo di fare la parte di coloro che semplificano le cose, perché giustamente dobbiamo farci capire. Ci ha raggiunto la dottoressa Anna Maria Giannoni della Direzione Generale della Regione Toscana per i diritti di cittadinanza e coesione sociale. Grazie, dottoressa. Sì, buonasera. Allora, parlavamo della incidenza del programma Guadagnare Salute sulle regioni. Chiedo alla dottoressa che abbiamo presentato prima di dirci quanto questo è fattibile, concretamente realizzabile da parte vostra, e quanto invece rimane ancora da realizzare. Se ripetete i vostri nomi così evitate che io faccio delle gaffe, scusatemi. Sì, mi chiamo Beltrami e sono della regione Emilia-Romagna. Ma nella nostra regione questo tipo di approccio era sentito e già avviato anche prima del programma Guadagnare Salute, perché nella nostra regione questa modalità di lavoro integrato, partecipato sui 4 fattori di rischio, non solo a livello individuale ma di popolazione, era già una modalità estremamente validata, sentita, anche se non in maniera così capillare. Certamente questa azione del Ministero ha ovviamente facilitato una progressione e un maggiore convincimento a livello regionale nella sua complessità. Parlate un po' in maniera simile ai politici, che rispetto alla gerarchia non so dove stanno collocati rispetto a voi, sopra, sotto, di lato, ma insomma ho
diciamo, ho capito. E per quanto riguarda invece la dottoressa Anna Maria Giannoni della Regione Toscana, dal suo punto di vista. Bene, anche Anna Maria Giannoni, appunto anche la Regione Toscana ha recepito le linee di indirizzo del Ministero del programma Bavendere Salute, facendo proprio un atto, la delibera 800, che individua la strategia regionale per l'azione Guadagnare Salute in Toscana. Per cui anche per noi è stato, diciamo, una strategia importante, perché ci ha permesso prima di tutto, come abbiamo detto finora, di lavorare in un'ottica intersettoriale e soprattutto di sistema, andando soprattutto a lavorare nell'ottica che ci dice l'OMS della salute in tutte le politiche, e siamo riusciti anche a realizzare azioni interdirezionali, cioè con le altre direzioni generali, andando a lavorare su quelli che sono appunto i determinanti di salute. Mi spiego meglio: siamo riusciti a lavorare con il settore dell'ambiente, del turismo e anche e soprattutto della scuola, ecco. Per cui devo dire è una strategia che aiuta molto le regioni per lavorare in un'ottica di sistema. Uno dei temi che la dottoressa Galeone, così faccio anche il riassunto dell'intervento della dottoressa, ha trattato è quello del rapporto tra salute e Costituzione, un tema molto attuale. Il Parlamento sta rivedendo attraverso un meccanismo abbastanza complesso, ma insomma l'orientamento è quello, alcuni principi costituzionali, e lei, dottoressa, ha fatto riferimento in particolare all'articolo 32, parlando di un articolo che a distanza di tantissimo tempo eppure conserva un'attualità e una freschezza che vorremmo difendere. Significa essere conservatori questo, secondo lei? No, non credo. Difendere quello che racchiude quelli che sono i valori fondamentali della nostra Repubblica non credo che significhi essere conservatori. Questo vale per il diritto alla salute come per altri diritti che sono sanciti e sacrosanti nella nostra Costituzione. Vero è che appunto mantiene una freschezza e, come ho detto prima, nella sua sinteticità racchiude tutti gli elementi che abbiamo poi declinato di promozione della salute come promozione del benessere e dell'intera collettività e come fattore fondamentale di sviluppo del Paese. E questo vale maggiormente in questo periodo in cui stiamo faticosamente uscendo da una situazione anche di crisi economica. Intanto preallerto il presidente della WISP che sta qui a pochi metri da noi, Vincenzo Manco, anche perché in mezzo a tutte donne mi sentirei isolato. Se ci raggiunge, così prego. Francesca Spanò ha detto che questa era la disposizione giusta. Parliamo dell'articolo 32. Accanto all'articolo 32, dottoressa, lei ha fatto riferimento alle modifiche del titolo quinto e in particolare si è riferita al ruolo delle regioni centrali nelle politiche della salute. Ci abbiamo un'occasione davvero unica, ascoltiamo le regioni. C'è qualcosa da cambiare, qualcosa da modificare, qualcosa da migliorare, da conservare o da innovare rispetto al dettato costituzionale per quanto riguarda il vostro ruolo delle regioni, secondo voi che siete delle dirigenti, diciamo così, apicali di tre regioni così importanti? Iniziamo dalla Regione Umbria. Bella domanda. Vuole la mia opinione personale o vuole la mia opinione istituzionale? Le do la mia personale. Rispetto al ruolo delle regioni, secondo me no. Cioè, è vero che la scelta fatta con la modifica del titolo quinto aveva come base quello di rendere in particolare il sistema salute più vicino al cittadino, questo è assolutamente vero. Che poi ci si riesca è un altro aspetto ancora, e quindi forse, cioè, ci si confonde un po' tra il mancato e mancati risultati ottenuti e la voglia di cambiare completamente tutto un'altra volta. Tra le materie che si sta pensando di centralizzare, per esempio, c'è il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e della sicurezza alimentare.
che forse, seppure hanno bisogno di indirizzi nazionali, hanno però anche bisogno poi di una attuazione cogente e coerente a livello regionale. Non so se ho risposto, ma... Se l'è cavata perfettamente. Dalla regione Umbria passiamo ad un'altra regione, la regione Emilia-Romagna. Allora, io parlo a livello personale perché non sono un dirigente della regione Emilia-Romagna, perché da un anno e mezzo sono in pensione, quindi proprio per questo motivo esprimo un parere personale. Ma io credo che l'approccio al tema della salute debba avere un giusto equilibrio tra una serie di approcci che è giusto mantengano un ruolo centrale proprio come politica nazionale a tutela della salute, ma è anche molto importante avere la percezione dell'importanza del contesto, e questo non può che essere un'opzione che deve essere mantenuta a livello regionale. Quindi un giusto equilibrio, a mio avviso, è indispensabile per essere più vicino al cittadino. Concludiamo questo giro. Intanto vediamo che il presidente della UISP, Vincenzo Manco, è entrato nel contesto. Allora, completiamo il giro, dottoressa, e aggiungiamo un elemento in più. Così abbiamo davvero un po' tutti, e il presidente dell'UISP. Vi chiedo, in questo secondo giro, diciamo un po' di sintesi, quale è, e abbiamo di fronte il presidente nazionale UISP, il ruolo che ciascuno di voi chiede all'associazionismo sportivo, in particolare alla UISP. È stata citata dalla dottoressa Galeone il rapporto, le convenzioni regionali, ma diciamo anche la strategia della UISP come una strategia, una buona pratica, cioè l'essere attenti a quello che le pubbliche amministrazioni prevedono, ai programmi, e trasformarli in pratica. Non so se, che cosa chiedete, che cosa vi aspettate da un'associazione come la UISP? Ricominciamo da lei, così uniamo anche la risposta all'altra domanda. Vi cedo il microfono, sennò vi vengo davanti. Bene, grazie. Rispetto a che cosa ci aspettiamo dall'associazione UISP, noi come Regione Toscana da anni collaboriamo già con l'associazione sulla base di alcuni programmi che sono appunto relativi agli stili di vita, e credo che rappresenti uno stakeholder importante nella collaborazione, soprattutto nella redazione e nell'attuazione successiva di quelli che sono poi gli obiettivi del piano regionale della prevenzione, per cui l'associazione è sempre più vicina, come abbiamo detto finora, al cittadino, e questo è importante, come si attiva poi un processo di cambiamento verso la salute, verso gli stili di vita salutari. Credo e ritengo che l'associazione UISP sia di grande sostegno nella realizzazione di quella che è la mission, di quelli che sono gli obiettivi regionali relativi soprattutto in questo caso ai fattori di rischio, prevalentemente e soprattutto all'attività fisica, ma non solo, immagino anche l'alimentazione, fumo e alcol. Grazie dottoressa, completiamo il giro e poi chiederemo la stessa cosa alla UISP, che cosa si aspetta la UISP dalle istituzioni. Un'occasione così, Vincenzo, non capita facilmente, anche dopo la giornata di domani, ma magari poi ne parleremo. Dalla Regione Toscana al Ministero della Salute, ce lo possiamo permettere questo passaggio? Anche noi, appunto, come ricordavo prima, abbiamo collaborato fin dal 2007 con la UISP, anzi la UISP ha recepito gli obiettivi di guadagnare salute. Quindi che cosa chiediamo? Che continui a svolgere questo ruolo di attore sociale, che quindi guarda all'intera comunità sociale, non soltanto per quanto riguarda lo sport, ma si propone proprio come un interlocutore per aiutarci a trasferire gli obiettivi degli stili di vita a livello territoriale. E in questo è un partner importante, perché consente di favorire il dialogo con tutte le fasce della popolazione, dai bambini alle famiglie fino anche agli anziani. E quindi credo che, insomma, continuare in questa modalità di lavoro sia quello che ci aspettiamo e che siamo sicuri che continuerà a livello territoriale, grazie anche agli accordi che le singole regioni stanno stipulando con l'associazione. Grazie dottoressa Galeone, torniamo in Emilia-Romagna.
Sì, ecco, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, noi abbiamo una storia di relazioni produttive con l'ISP che è datata molti anni fa ed è sicuramente un'alleanza che funziona, un lavoro di rete che ci ha consentito anche di fare questo lavoro di condivisione di linguaggi, di strategie, per cui è un alleato sicuramente col quale già lavoriamo ampiamente. Poi nel maggio del 2012 la nostra regione ha sottoscritto un accordo di programma non solo con gli enti di promozione, ma col CONI, con gli enti locali e con la scuola, proprio per condividere uno sport per la salute su tutte le fasce d'età dove la WISP ha ovviamente svolto un ruolo preminente. Quindi stiamo andando avanti in questo lavoro congiunto. Completiamo il giro con la dottoressa Giaimo, con la quale ci siamo visti in un appuntamento importante qualche mese fa ad Orvieto. Sì, noi abbiamo siglato, se non ricordo male, a giugno dello scorso anno uno specifico protocollo con WISP perché ci è piaciuto molto lo statuto di WISP. Noi avevamo tutta una serie di collaborazioni nei territori, ma ci sembrava importante sancire con un protocollo a livello regionale, quindi come massima espressione, questo rapporto, questa collaborazione, perché quello che ci è piaciuto è l'idea dello sport per tutti. Io domani tratterò il tema della diseguaglianza e mai come in questo momento, lo citavano prima le colleghe, di grave crisi economica è assolutamente essenziale raggiungere anche le fasce disagiate della popolazione. Siamo abituati a pensare che i diversi tra noi siano coloro che per esempio sono arrivati da altri paesi. In realtà la crisi economica ha reso diverse, mi passi l'espressione, molti che prima erano molto uguali a noi. E quindi l'idea che ci sia un'associazione che raggiunga tutti, come si diceva prima, tutte le fasce di età, ma tutti, veramente tutti, ci sembra con insomma, un'idea di sport, ma non solo, di sani stili di vita, ci sembra molto, cioè sembra adesso e ci è sembrata allora molto ma molto importante. Dottoressa Giaimo, lei si è guadagnata questo pettorale. Questo pettorale ha un significato che adesso spiegherà il... E sì, anche perché va condiviso con quattro colleghe, cioè abbiamo solo questo, abbiate pazienza. Il significato di questo pettorale lo spiegherà adesso Vincenzo Manco, al quale chiediamo fare le stesse considerazioni dal lato terzo settore associazionismo WISP rispetto alle istituzioni, e poi ci spiegherà anche perché è un addentellato importante questo pettorale. Vincenzo Manco. Ma come WISP noi alle istituzioni, soprattutto in questa fase, chiediamo, lo dico perché vogliamo renderci sempre e comunque responsabili e consapevoli di quella che è la fase che comunque il Paese attraversa, le istituzioni, le fasi sociali, la fase economica, quindi non chiediamo necessariamente, come purtroppo spesso si fa, le risorse, dateci qualcosa, chiediamo sicuramente legittimazione, quindi il riconoscimento di essere quello che noi, non soltanto qui ma in questo percorso che stiamo facendo per la definizione del manifesto delle politiche per la salute e dei sani stili di vita della WISP, da qualche tempo abbiamo cominciato. E da queste rappresentanti istituzionali noi, come dire, questo riconoscimento lo abbiamo avuto. Non è così in tutti i territori, quindi chiediamo a voi di contribuire all'interno della conferenza delle regioni, della conferenza Stato-Regioni, tutti i rapporti istituzionali di come dire, avere questo riconoscimento, avendo la consapevolezza noi di non essere dappertutto pronti, soprattutto dal punto di vista culturale, ad affrontare questi temi. La seconda cosa che noi abbiamo visto, diciamo, nel rapporto con le istituzioni in questa fase è come dire, nel momento in cui siamo scelti, noi abbiamo bisogno di capire se questa scelta può proseguire nel tempo. Siamo un'associazione che vuole investire in formazione, lo ha sempre fatto, continuerà a farlo, investire nei saperi e nella conoscenza. Nel momento in cui lo facciamo, queste risorse vogliamo che siano sempre di più messe a disposizione per il raggiungimento di un benessere collettivo. Siamo un bene collettivo, siamo un bene del Paese.
Terza cosa, nel momento in cui si fa questa scelta, c'è la nostra campagna e la nostra maratona virtuale, Corro per un'altra idea di sport. I 15 enti di promozione sportiva riconosciuti oggi dal CONI non sono tutti uguali. Chiediamo al sistema sportivo, al governo, alle istituzioni regionali e locali di scegliere. È arrivato il momento di dirlo e quindi di interrogare tutti, di capire se rispetto a queste opzioni che oggi stiamo discutendo, che nel tempo abbiamo discusso, quegli enti di promozione sportiva, quelle associazioni sportive di promozione sociale hanno, come dire, tutte lo stesso patentino, ecco, permettetemi questo, patentino per poter, come dire, lavorare all'interno dei rapporti di sussidiarietà nel benessere di comunità. Noi crediamo di no. Al CONI lo abbiamo detto apertamente, ieri abbiamo fatto questa iniziativa facendo partire virtualmente la maratona per, appunto, per correre per un'altra idea di sport, presentando esattamente, la potevamo arrotondare quella cifra, invece abbiamo voluto presentare il 1.314.836 soci, che sono quelli consegnati e quindi tracciabili, riconoscibili, verificabili nella piattaforma del CONI. Ecco. Se noi riusciamo ad ottenere questo, come dire, siamo anche noi entrati con consapevolezza, e quindi sempre di più lo diventerà il nostro tessuto associativo, in una fase nuova. Abbiamo ripreso una soggettività che vogliamo portare nel terzo millennio. Grazie Vincenzo Manco, rimani con noi perché adesso salutiamo queste quattro e pazienti signore, che probabilmente è rimasto ancora un po' di caffè, ce l'auguriamo. Grazie a Anna Maria Giannoni della Regione Toscana. Grazie a voi e buon lavoro per questi due giorni intensi per produrre, ecco, credo, questo manifesto. Grazie. Grazie a lei, grazie alla dottoressa Galeone. Anch'io ringrazio voi per avermi invitato e soprattutto do tanti auguri per una fattiva realizzazione di questa tre giorni formativa molto importante. Molto lunghi anche. Grazie alla dottoressa Beltrami, Emilia Romagna. Grazie a voi dell'invito, per me è stato un piacere e quindi auguro buon lavoro a tutti. Grazie alla dottoressa Giaimo. Grazie a voi e grazie della collaborazione che ci porterà a lavorare sempre di più insieme. Grazie davvero. Vincenzo Manco, prego. Allora, siamo in diretta, scusate, anche se la nostra Francesca Spano sta facendo i miracoli come sempre, da ieri, da Piazza Montecitorio a oggi. Allora, Vincenzo Manco, questo anello congiuntivo che lega la giornata di oggi a quello che è successo ieri, Piazza Montecitorio, ma anche quello che avverrà domani. Vogliamo ricordarlo, cosa succede domani, la WISP, diciamo in questa tappa di avvicinamento al nord, no? Ieri Piazza Montecitorio, oggi Montecatini, domani Bologna. Sì, intanto ieri mi piace sottolineare che la WISP, aprendo una sfida e mostrando, come dire, anche il proprio coraggio, scegliendo di andare lì come associazione, non all'interno di un cartello, come dire, di insieme ad altre sigle, ma cercando di capire se la nostra opzione culturale nell'ambito sportivo, sulle politiche sociali, sulle politiche appunto anche di salute, visto che trattavamo la necessità di modificare il decreto Balduzzi, poteva essere una sfida in grado di essere vinta. Possiamo dire di sì. Grande partecipazione, sono venuti a trovarci tantissimi parlamentari, un ringraziamento alle nostre società sportive, ai nostri dirigenti che dal territorio sono arrivati quelli che appunto ci aspettavamo, hanno riempito la piazza, quindi possiamo essere soddisfatti di questo. E quindi abbiamo aperto la nostra maratona virtuale e domani la portiamo alla giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti di mafia. Siamo un'associazione fondatrice di Libera, quella è la giornata promossa, tra l'altro domani si festeggia anche, diciamo un po' simbolicamente, i 20 anni della fondazione di quell'associazione. Lo faremo perché abbiamo un punto in cui concentreremo la nostra partecipazione di sportivi, di Wispini e quant'altro, con il nostro pettorale, mostrando anche lì la nostra consistenza numerica in termini di tesserati e rilanciando quello che per noi oggi soprattutto, oggi più che mai, è un obiettivo da raggiungere, ossia
la totale trasparenza delle risorse pubbliche che vengono ridistribuite all'interno del sistema sportivo, nel mondo del CONI, nelle federazioni, negli enti di promozione sportiva, nelle discipline associate piuttosto che in altri, diciamo, ambiti e in altri settori. Soprattutto domani, in quella occasione, noi vogliamo spingere sempre di più perché in questo Paese l'etica dell'esempio e quindi il grande valore etico della trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche possa essere una grande conquista di civiltà. Ecco Vincenzo, ancora una domanda per te. Intanto preghiamo la nostra regista Francesca Spanò se fa avvicinare Daniela Rossi in maniera tale da sentire anche da lei il punto sull'andamento di questi lavori. Ecco, per quanto riguarda la WISP, Vincenzo Manco, diciamo che il tema salute del quale si parla oggi e stili di vita attraversa queste tre giornate di lancio della campagna Corroper, perché ad esempio domani insieme a Don Ciotti e a Libera si tratterà il tema del doping, che riguarda sicuramente la salute di tutti, perché poi purtroppo il doping, sappiamo, non è diffuso solo tra i campionissimi ma anche tra gli amatori. Ecco, quando parliamo di ambiente come primo corpo, primo punto da preservare, pensiamo, la WISP ha sempre pensato al proprio corpo, quindi la salute parte anche da lì. Sì, assolutamente, per la WISP è sempre stato, diciamo, la definizione di primo ambiente il proprio corpo che deve essere un corpo pulito e deve essere un corpo che agisce nelle condizioni di benessere. E noi siamo un'associazione che si impegna quotidianamente nelle proprie iniziative nel rispetto della legalità. Domani è la giornata della memoria. La battaglia contro il doping, che falsa sostanzialmente la prestazione sportiva, ma non solo, deturpa il proprio corpo e appunto impedisce di capire se la prestazione, il risultato, la medaglia, quindi torna anche qui l'inquinamento dell'esempio, dell'etica dell'esempio da parte dei grandi campioni. Noi ne abbiamo fatto sempre una nostra battaglia quotidiana, abbiamo fatto anche delle campagne, delle grandi iniziative, Asinoki Doping per uno sport pulito e quant'altro. Noi parteciperemo all'interno anche di un dibattito sulle politiche giovanili e continueremo ad affermare la nostra posizione. La nostra posizione è che rispetto ai temi del doping il sistema sportivo deve dotarsi di una istituzione terza. Crediamo che la soluzione trovata di recente all'interno del CONI sia di fatto una soluzione tampone, una soluzione timida, rispettabile, ma che comunque non risolve il problema. Il CONI deve assumersi la responsabilità con grande coraggio di partecipare, quindi di spogliarsi, di questo ruolo che ha assunto fino ad oggi e attribuire ad una istituzione terza il controllo del doping, il controllo poi dello stato di salute di tutti gli atleti. Vincenzo, ti chiediamo di rimanere ancora con noi perché una battuta con Daniela Rossi, che ci ha raggiunto in questo momento, è responsabile delle politiche della salute e stili di vita WISP, anche perché poi dovrà dare il via alla ripresa dei lavori. Quindi ti chiediamo un bilancio fino a questo momento, Daniela, e che cosa succederà anche nelle prossime due giornate. Io credo che il bilancio migliore lo potremmo fare domenica con le docenti, perché è importante sentire anche le loro percezioni dell'incontro e soprattutto con i dirigenti dell'UISP. Come abbiamo detto stamattina, pensiamo che sia una grande opportunità, non solo dal punto di vista di un processo di accrescimento culturale che credo fondamentale per l'UISP, ma soprattutto perché è esattamente nello spirito dei tempi. In questo momento si è aperta una grande finestra di rinnovamento e di riforma sostanziale del sistema della salute in Italia, che sta ponendo il nostro paese all'altezza degli altri paesi d'Europa, pur con tutte le criticità e i problemi di questo processo di innovazione. La cosa fondamentale è che l'UISP ci sia possibilmente un protagonista di questo processo e soprattutto, come diceva Daniela Galeone, si sia iscritto alla gara fin dall'inizio, perché probabilmente è l'altro elemento. Questo
concetto è stato ribadito qui dalla Galeone qualche minuto fa dai nostri microfoni e dalle tre rappresentanti delle regioni. Grazie Daniela, ti lasciamo alla ripresa dei lavori. Grazie Daniela. Intanto che riprendono i lavori, Vincenzo, ti chiediamo ancora un po' di pazienza. Ecco, in qualche modo qui abbiamo il gruppo dirigente nazionale della WISP, presidenti regionali, membri di direzione nazionale e insomma, diciamo, leader apicali della WISP sul territorio. Ecco, dal punto di vista della, diciamo, dell'autoriforma, chiamiamola così, della WISP, quanto è importante questo appuntamento? Tanto, perché come tutte le riforme vanno comunque sostenute con convinzione attraverso un cambio di opzione culturale. Noi questa l'abbiamo posta al congresso, abbiamo voluto affiancare insieme alla necessità di autoriformare il nostro modello, che di fatto soprattutto rispetto a questi temi limita la nostra azione nel rapporto con le istituzioni, e sempre di più invece dobbiamo far diventare le nostre attività delle attività fruibili, integrate con le politiche pubbliche. Quindi appuntamenti come questi accrescono la consapevolezza e la coscienza di essere un'associazione che sta cambiando pelle. Noi non possiamo più permetterci però di cambiare solo pelle, dobbiamo cambiare anche pensiero, perché riusciremo ad incidere nel cambiamento complessivo della cultura di questo paese, che è, come dire, deficitaria dal punto di vista, se osserviamo alcuni paesi europei, se osserviamo gli ambiti europei, solo se ritorniamo egemoni culturalmente riusciamo, come dire, ad incidere e a far ottenere il cambiamento. Grazie Vincenzo Manco. Grazie a voi. Grazie come sempre. Nel frattempo riprendono i lavori, chiediamo alla nostra regista Francesca Spanò di orientare di nuovo la telecamera e dare immagini e voci al palco. Sì, a tantissime altre persone. Avete visto il titolo della sua relazione, è un'altra tappa del percorso che vi aveva disegnato inizialmente Daniela Galeone. Buon ascolto. Grazie Daniela. Dunque, prima di tutto naturalmente grazie, è un'opportunità di conoscenza reciproca e quindi di fatto è un pezzo di costruzione di salute, e quindi ringrazio davvero, sono molto contenta di aver incontrato Daniela Orvieto e di aver avviato questo tipo di dialogo. Come diceva Daniela Galeone prima, in queste nostre cinque interventi di questi tre giorni, il mio e quello delle colleghe, probabilmente ci ripeteremo, sicuramente ripeteremo alcuni concetti, perché la partita ha delle cornici concettuali, culturali che sono assolutamente comuni. Io credo che ascoltarle, abbiamo provato un po' a dirci ma tu cosa dirai, io cosa dirò, eccetera, ma il fatto comunque che l'interpretazione, il taglio sia assolutamente portatore di pezzetti e sta dentro proprio quest'idea di costruire con voi un insieme di competenze che servono ad agire probabilmente su mandati diversi, con mission diverse rispetto a un obiettivo comune. Il sottotitolo, allora, questo titolo spaventa anche me, nel senso che non sono certa, adesso non ricordo bene la dinamica, non sono certa di essermelo dato io, una roba così complicata. Secondo me me l'hanno rifilato, quindi, come dire, cioè, evoca una roba un po' agghiacciante. Capisco che dobbiamo tirare l'ora di cena, non so, boh, io mi sono alzata alle 5 stamattina, immagino che molti di voi altrettanto, quindi tenterò anche, come dire, che questa maratona, di fatto è un'attività fisica in qualche modo, sia la più leggera possibile, benché spero di dare qualche contributo. Però il sottotitolo, quindi detto, premessa che ci saranno sicuramente delle ripetizioni rispetto alle cose che vi ha già detto Daniela, il sottotitolo di questo breve, di questa riflessione comune è non è tutto oro quello che luccica, nel senso che io sono, l'ha detto bene Daniela Rossi prima, sono responsabile dei programmi di promozione alla salute in Lombardia, però è molto vero che qui in particolare e complessivamente nel mio ruolo io mi definisco tecnica. Nel senso che
Io credo che essere tecnici, quando si, come dire, si studia, si porta avanti, si costruiscono pezzi di sistema, si prova a fare strategie e programmazione rispetto a una tematica così complessa, difficilmente è, secondo me, nella vita comunque ogni modo di guardare le cose è politico, quindi indubitabilmente quando c'è di mezzo una complessità di questa natura è evidente che le cose vanno guardate a, come dire, ad ampio spettro. Allora, superiamo questo agghiacciante titolo e passiamo a un'altra diapo assolutamente ancora peggio, nel senso che ho cercato di mettere di sviluppare l'intervento a partire dalle parole che c'erano nel titolo. La cura sappiamo tutti quanti, insomma, è, come dire, tutto ciò che fa assistenza diagnostica e terapeutica è prestata dal medico nei confronti di qualcuno che ha un problema di salute, e possiamo andare via veloce. Sul concetto di prevenzione, io credo che la condivisione di alcuni significati proprio terminologici possa essere utile, perché quando, lo dicevo prima a Daniela, io lavoro su questa tematica dal 79-80, allora si chiamava educazione sanitaria, poi insomma ha avuto tutta una sua evoluzione, e la cosa che mi ha sempre colpito da professionista e da tecnica è come davvero quel cambiare dei momenti storici, delle epoche, come dire, alcuni termini è come se diventassero improvvisamente, come dire, perdessero significato perché diventano un po' omologati, non so come dire. Allora si rischia, quando bisogna lavorare con precisione rispetto a una programmazione efficace ed efficiente e tutto il resto che vogliamo dire, è importante sapere di che cosa stiamo parlando. Lo diceva prima bene il vostro presidente, voi non fate prevenzione della malattia, voi siete nel sociale, nel territorio, con la vostra mission, facendo promozione della salute. Allora, dentro al concetto di prevenzione, immagino che voi tutti lo sappiate, ma ho pensato, preparando queste slide, che potesse essere utile fare chiarezza. Nel mondo sanitario la prevenzione, naturalmente, è, adesso non so assolutamente più tornare indietro, comunque storicamente, concettualmente, culturalmente veniva separata e viene tuttora identificata con i tre livelli: la prevenzione primaria, volta a prevenire l'insorgenza iniziale di una malattia, la prevenzione secondaria e terziaria, che sono invece volte ad arrestare e ritardare le malattie già esistenti e i loro effetti attraverso una diagnosi precoce. Quindi la prevenzione secondaria è quando facciamo il PAP test, naturalmente lo sapete tutti, ma io a volte stento con i miei a spiegare che non va bene dire alle persone che facendo degli screening oncologici stiamo prevenendo le malattie, perché non facciamo empowerment, non diamo elementi correttamente informativi alla popolazione, facciamo diagnosi precoce, e la cosa può essere interpretata giustamente dal cittadino in maniera diversa. E poi la terziaria, che naturalmente lavora per migliorare la condizione di esistenza e di, il termine salute, comunque di dimensione di salute di quel momento della persona molto malata. Uno degli elementi che ci può aiutare a distinguere il campo della prevenzione è che di norma l'attività di prevenzione viene fatta dal sistema sanitario, lavora sui famosi fattori di rischio e lavora di solito su dei, su dei comportamenti, non necessariamente ma spesso. Allora, rispetto alla domanda che ha fatto l'amico di WISP alla dottoressa Galeone prima sulla questione dei medici, eccetera, io la prendo un pochettino più da lontano, spero di poter essere utile. Per ragionare sulla programmazione attuale, cioè per stare sul dato di realtà, io credo che sia importante avere degli elementi più generali, che sono di natura veramente culturale e politica, perché fanno la differenza e a volte ci permettono di comprendere come mai un processo di cambiamento, i cui momenti più alti di intuizione sono avvenuti, se vogliamo, nel secolo, io sono sempre di quel secolo là, lo considero negli anni 60, 70, come mai oggi siamo qui che stentiamo, che facciamo degli atti, ma siamo in un... Allora, come mai sappiamo, e noi probabilmente nel settore un po' di più rispetto ad altri mondi, ci rendiamo conto della complessità e della fatica? Perché stiamo andando a toccare
quando parliamo di promozione della salute entrano in campo aspetti che sono veramente fortemente politici, nel senso naturalmente politico più alto. Perché attaccano sistemi culturali solidissimi, strutturati, intorno ai quali si identificano dimensioni identitarie di professionisti, di mondi e di sistemi. Tutta questa pippa per dirvi che il concetto di malattia, uno dice, vabbè, uno è malato, è qualcuno che sta male e ha bisogno di un intervento. Ogni volta che ragiono su questo termine mi ha aiutato molto riportare rispetto alla definizione di malattia quella che è la definizione che si dà nel mondo anglosassone, naturalmente in un mondo anglosassone segnato da un approccio di un certo tipo, e ve la dico. Allora, la malattia in inglese si dice con tre termini. Il primo termine è disease. Disease è quello che sappiamo, cioè la lesione, è il problema organico, okay? È il malanno, è la ferita, è il tumore, è quella dimensione organica che modifica alcuni parametri organici del nostro corpo. Poi esiste, viene definita anche, illness. L'illness, che non so se la pronuncia è perfetta, ma me la date buona, è l'esperienza dello star male vissuta dalla persona soggettivamente. C'è una malattia che riguarda questo corpo, poi c'è l'esperienza della malattia, che è profondamente diversa sulla base della dimensione soggettiva di chi la vive. La terza definizione che viene utilizzata è sickness, che è la percezione collettiva che si ha di quella malattia. Una comunità identifica una malattia, le assegna un significato, un ruolo, da questo punto di vista viene definita sickness. Pensiamo, l'AIDS è una delle riflessioni fatte tanti anni fa, questa, quando si ragionava di prevenzione dell'AIDS. L'AIDS ha una manifestazione fisica, organica, che tutti sappiamo. Naturalmente l'esperienza individuale della persona fa la differenza rispetto al fatto che la persona può avere intorno a sé una rete di persone, non ha una rete di persone, può avere delle risorse economiche per affrontare in un certo modo o meno la patologia, può avere una sua percezione di malattia rispetto all'esperienza che nella sua famiglia, nella sua storia, cioè ciascuno di noi, usciamo dal mondo dell'AIDS, pensiamo a un problema che ciascuno di noi può avere, davvero è diversa, è un'esperienza tua, cioè sul libro tu leggi che l'influenza è quella roba lì, io sono una single, settimana scorsa avevo 39,4 di febbre, a CP che all'esperienza individuale ha fatto la differenza, perché ero là che sbarellavo e non c'avevo intorno nessuno, e quindi è un'esperienza individuale. Dopodiché c'è la percezione della comunità, torno all'AIDS perché è talmente clamorosa come dimensione di vissuto, che ha significato qualcosa all'interno delle comunità in maniera molto differente. C'è stato un giudizio collettivo, c'è stata un'attenzione, un rimuovere. La stessa cosa vale per altre, la stessa dimensione, cioè la lesione organica, probabilmente la parte che rimane più ferma, ma l'esperienza individuale e il riconoscimento collettivo che si dà a quel problema lì, quindi la dimensione di comunità che c'è intorno a un problema di salute, quindi a un problema di malattia, cambia su base culturale, cambia su base economica, su base sociale, eccetera, eccetera. Questo è un pensiero che è nato diversi anni fa nel mondo dell'antropologia medica, e che fa a cui da questo filone di pensiero è nata quella che, non so se avete mai sentito parlare, è la medicina narrativa. È comunque quell'esperienza di lettura dell'esperienza di malattia che riconosce l'esperienza individuale. Allora, già rispetto, capite bene che io non so quanto, questa, si diceva prima, facciamo formazione ai medici, facciamo formazione al mondo medico. Il mondo medico è un mondo medico che è cresciuto pensando, allora c'è un problema, cosa faccio io per risolverlo?
io sono quello che risolve il problema. Negli anni voi sapete benissimo che questa cosa del io risolvo è andata sempre più esasperandosi, la dimensione specialistica è diventata qualcosa di sempre più raffinato, per cui ormai come dire, il mondo della clinica è un mondo che, cioè, non c'è l'oculistica, c'è quella roba che segue il sopracciglio destro in punta sinistra. Questo che cosa c'entra col nostro ragionare? C'entra molto, perché riconoscere questa dimensione fa la differenza, perché quello che noi conosciamo rispetto a salute, malattia, presa in carico, intervento, eccetera, è basato su un modello culturale a cui appartiene sicuramente la formazione di tutto il mondo medico, infermieristico, eccetera, che è il modello biomedico. Senza giudizio, come dire, di valore, non è buono e cattivo. Questo è su questo che si fonda la partita ancora ad oggi. Si fonda sul fatto che la persona è qualcosa, lo diceva già anche prima Daniela, la persona è qualcosa, come dire, che quando ha un problema si rivolge a qualcuno e qualcuno ha la risposta. Allora, questa roba qua non ha, come dire, è sfuggita un po' di mano, adesso non abbiamo il tempo di parlarne, ma voi sapete bene che uno dei momenti di crisi che il sistema sanitario ha rispetto al ruolo del medico è che i medici non si sentono più riconosciuti, perché le persone si informano, chiedono, il vicino di casa è più potente rispetto al medico di medicina generale, perché come dire, io ho un problema, lo chiedo tutto a chi sei andato, cioè io ricevo moltissime telefonate di persone che mi chiedono qual è lo specialista migliore, perché c'è questa ricerca. Da questo nasce un giudizio negativo nei confronti delle persone che non si fidano più del medico. In realtà la partita è molto più complessa. Questo modello biomedico è molto forte, è molto radicato, sostiene identità, insisto, individuali e collettive, e in questo suo esistere, doversi mantenere in piedi, è molto potente rispetto allo scenario di cui parliamo noi, che è uno scenario che invece viene identificato con la definizione di modello biopsicosociale, e che, oppate, stanotte mi è venuta questa cosa, non so se si vede, e che dice, ok, sì, c'è un corpo che è fatto di organi, tessuti, celluli, ma questo corpo sta dentro a un sistema individuale di comportamenti, emozioni, eccetera, quindi questa persona, intanto per cominciare, non è un pezzo di corpo, è una dimensione complessa, ma questa persona sta dentro a un sistema sociale che è il mondo, che è la famiglia, la comunità, la società. Allora, questa roba qua, che immagino sia noiosissima da ascoltare, però è proprio la base, perché se, almeno io la penso così, insomma, messo a fuoco questo, è una chiave di lettura anche delle difficoltà, delle criticità, perché ragionare in questi termini, intanto, per cominciare, è molto più complesso, anche per noi, fare programmazione riconoscendo questa roba qua, e poi lo vedremo, ma soprattutto, come dire, significa, non so, a me viene un termine, significa proprio cambiare il mondo, ricambiarlo, ok? Non so se sia mai stato, probabilmente sì, significa rimettere, c'è stato forse un tempo, sì. Assolutamente, tutta la questione delle tre definizioni di malattia naturalmente fanno riferimento all'antropologia medica, dove i guaritori, ci sono moltissime esperienze descritte dei guaritori e delle guaritrici soprattutto, ma di tutto questo mondo di curatori che hanno diverse definizioni in giro per il mondo, che la prima cosa che fanno quando accostano una persona che ha un problema è intanto capire questa persona, se ha moglie, se, non è, se è successo qualcosa, la comunità come l'ha vissuto, eccetera. Molto banalmente, per chi ha la mia età si ricorda, adesso non voglio fare quella del ci ricordiamo, io penso che però bisogna sapere, come dire, dove siamo adesso, dove eravamo e che cosa stiamo dicendo, di dove dobbiamo andare. I vecchi medici condotti che conoscevano il contesto, quando arrivava la signora a chiedere mi serve la, adesso ve lo dico in dialetto, non so che dialetto mi può venire, qualsiasi, dal napoletano al lombardo, ma ho bisogno di una roba, e aveva magari un segno nero qui, il medico sapeva che il marito era un alcolista. Sono le 18 passate da pochi minuti, in diretta da Montecatini,
www.wisp.it, seminario di formazione sulle politiche per gli stili di vita e la salute. Chiudiamo qui il nostro collegamento in diretta, il seminario proseguirà per tutta la giornata di domani, sabato 21 marzo, le conclusioni sono previste domenica 22 marzo intorno all'ora di pranzo. In questo momento, la state ascoltando, sta intervenendo Liliana Coppola, dirigente struttura tutela della persona, promozione della salute e igiene degli alimenti della Regione Lombardia. Grazie alla nostra regista Francesca Spanò, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Termina qui la nostra diretta da Montecatini.